Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi sono qui in questo nuovo video per andarvi a parlare di alcuni giocatori riguardanti il Team of the Season della Liga NOS che ho avuto la fortuna di provare in questi giorni, sia per qualche partita di Rivals, sia in amichevole. Vedete che su Road to Glory ho fatto una squadra alquanto esotica, vedete tutta una serie di giocatori un po' particolari. Non vi andrò a parlare di tutti i giocatori che ho provato in un unico video, infatti per il momento vi andrò a raccontare di Rubén Dias, Gabriel e Rafa, e poi concluderò il video andandovi a parlare un po' di quelle che sono le impressioni del buon Otavio e Nkunku. Allora, direi subito di partire da Rubén Dias, il quale si presenta come un ottimo difensore, 1,86 m, normale alto, addirittura 4 di piede debole. Andiamo ad analizzare quelle che sono le statistiche nel dettaglio. Per quanto riguarda accelerazione e scatto, sicuramente non è insomma in possesso di parametri eccellenti, ricorda un po' quello che è pick e scrim. Per quanto riguarda invece i passaggi, in fase di impostazione mi ha fatto veramente un'ottima impressione. Infatti ha 99 di corto e addirittura di lungo, ben 99 di freddezza. Un po' sottotono il valore di agilità, però una grande aggressività e una gran forza. Allora, quelle che sono le mie considerazioni su di lui sono le seguenti. Ovviamente siamo arrivati in un momento del gioco in cui ce ne sono tanti, no? I difensori, quindi pensare di andare a inserire da titolare sto Dias, insomma, non mi sembra proprio una scelta intelligente. Però dalla sua che A costa pochissimo, l'ho pagato 46k. B, se volete andare magari appunto a linkare qualche terzino di Liga NOS o qualche altro giocatore con un 4-3-3, magari può essere anche una idea. Quelli che sono i suoi punti forti sono sicuramente la pulizia negli interventi e nei contrasti, difatti non mi ha veramente perso quasi mai rimpalli, eccetera. In uscita raramente sbaglia ed è molto ingombrante, fisicamente fa sentire molto la sua e grazie all'aggressività riesce ad stare bene attaccato anche agli avversari con l'L2 e poi spammando anche un po' di contrasti appunto a recuperare il pallone. Quindi diciamo che ovviamente non è che andrei a ragionare su di lui in chiave titolare, però perché no? Magari in una squadra Road to Glory, in una squadra un po' esotica ci può stare tranquillamente. Diciamo che gli do un 6,5 su di stima al buon Rubén Dias. Passiamo poi a Gabriel, quello che mi è veramente piaciuto probabilmente di più tra questi tre giocatori. Si tratta di un giocatore di 1,87 m, 3 di mosse abilità e 5 piede debole, normale alto il walk rate. Per quanto riguarda la velocità, pecca un po' sulla velocità scatto, quindi magari sull'allungo tenderà a perdere metri sui suoi avversari in campo aperto, invece sullo scatto, diciamo, primi passi, grazie all'accelerazione, magari più riesce a tenere. Ha 99 di potenza tiro e 95 di tiro dalla distanza. Con questo qui ho anche provato ad azzardare ogni tanto qualche tiro dalla distanza che mi sembrava anche essere abbastanza positivo. 92 di corto e 97 di lungo lo rendono un ottimo passatore, anche in aggiunta a quello che è il 5 piede debole. 97 freddezza, 76 agilità, 78 equilibrio, 90 reattività. Ovviamente stiamo parlando di una carta che va a fare il CDC o il CC in un 4-4-2, per cui un giocatore estremamente difensivo, la cui agilità serve giusto a scivolare con l'L2. E raga, questo qui lo fa veramente bene. Statistiche difensive nulla da dire. E anche qui 99 di aggressività e 93 di forza lo rendono un ottimo recuperapalloni in quanto si attacca agli avversari senza dargli respiro. Ma la cosa che più mi ha colpito di questo Gabriel è la sua maledetta imponenza. Raga, è qualcosa di enorme. C'è cioè un body type veramente impressionante e di un ingombrante clamoroso. Veramente super spesso. Non perde un duello fisico, è ottimo ad intercettare perché ha le lunghe leve, occupa veramente delle porzioni di campo importanti. Non ha né il body type di Vieira perché Vieira è più snello e non ha neanche quello di Gullit perché è più gonfio rispetto a Gullit. Quindi è come se fosse ovviamente una versione ibrida un po' più scarsa perché magari Gullit è in grado anche di finalizzare meglio mentre lui no, e Vieira magari è un po' più agile mentre lui no. Ma raga, questo qui in fase difensiva veramente mi ha colpito tanto e ve lo straconsiglio perché anche lui pagato 125k costa veramente poco, è anche brasiliano quindi magari più facilmente ibridabile e sicuramente è promosso. Gli do un 8 pieno perché mi ha veramente stupito.
Andiamo ad analizzare invece il buon Rafa. Anche questo qui, una hidden gem, perché costa poco, 4'4", 1,72 m, con 99 agilità, 99 equilibrio, 94 reattività e 93 controllo palla. Raga, un'agilità di questo Rafa devastante, io l'ho giocato in un attacco a 2 e veramente si è fatto valere. Ottima la velocità e l'accelerazione, ottima la finalizzazione e la potenza tiro, ottimo anche il passaggio corto, un po' meno il lungo, però insomma se lo giocate da punta si sente più il passaggio corto rispetto al lungo. Può fare tranquillamente sia l'esterno destro che il sinistro, c'è cioè il COD che il COS, meno il COC a causa della mancanza del 5 piede debole e dello scarso passaggio lungo. E a proposito di 5 piede debole, è un qualcosa che comunque si fa sentire anche da punta, perché infatti comunque mi ha fatto degli errori in fase realizzativa col mancino, però per quello che lo andate a pagare, vi ripeto, 170k probabilmente sarà anche destinato a scendere, sto Rafa magari anche da pick con i premi della VL da sub ci può stare tutto, quindi anche per lui un parere super positivo, gli do un bel 7,5 a Rafa, poi guardate lì che barba esotica, che sorriso beffardo che c'ha. No vabbè, a parte gli scherzi, ma veramente stupito, c'è anche 99 di resistenza, 91 di freddezza, 98 di dribbling, ha veramente tutti i parametri al suo posto. Io ve lo straconsiglio se volete provare qualcosa di nuovo, anche raga, arrivati a questo punto del gioco magari ci sta insomma fare qualche squadra tra virgolette divertente, no? Anche se i server ultimamente poco ci lasciano divertire, però aperta e chiusa parentesi. E niente, andiamo a concludere il video invece con Otavio e Nkunku, che sono usciti come SBC all'interno del insomma di quei picchettini delle sfide creazione rosa dei campionati. E abbiamo dunque il primo, Otavio, 1,72 m alto normale, 4'3". La prima cosa che sono andato a controllare è la freddezza, e ha ricevuto un boost importante. Per quanto riguarda le stats di velocità sembrano anche discrete, una buona potenza tiro però che non si abbina a un'ottima finalizzazione, infatti 83 un po' così e così, 97 agilità, 91 equilibrio, 89 reattività sicuramente lo rendono super agile, anche unito al 96 di dribbling, al 93 di controllo palla, una buona resistenza, ottimi passaggi sia il corto che il lungo. L'unico problema di questo Otavio, che però insomma per me si fa sentire, è il treppiede debole. Adesso se magari lo volete sbloccare, il vostro giocatore preferito, se proprio volete trovare una collocazione in campo, per me esterno lo può anche fare, perché anche io adesso sto testando Griezmann e insomma da esterno lo sto apprezzando nonostante abbia il treppiede debole. Però il mio consiglio ovviamente è di andarvi a svenare per fare la SBC, visto che comunque ci sono tante carte valide adesso, soprattutto con l'uscita di tutti questi vari team tots. Concludiamo con Nkunku, normale alto per lui, 1,79 m, anche lui 4 skill e 3 piede debole. Qui noto subito la criticità per quanto riguarda il parametro della freddezza con 81, agilità 88, equilibrio 88 e reattività 84 secondo me non lo rendono proprio il giocatore più agile del mondo, anche perché comunque ha 80 di forza, secondo me questo ha un body type alla Muriel e risulta un po' pesantino in game. Ottimi passaggi, sicuramente non da COC come lo vedete sulla carta, perché comunque anche treppiede debole. Finalizzazione 88 e potenza tiro 93 discrete, una buona velocità. Io questo Nkunku non ve lo consiglio, però insomma se anche qui è il vostro giocatore preferito, proprio ci tenete a sbloccarlo, il ruolo consigliato secondo me da esterno o magari da super sub, sempre in quel ruolo lì per cercare di andare a spaccare le partite un po', perché comunque in quanto a velocità sembra essere buono. Quindi raga, per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi do appuntamento ogni giorno dalle 12 alle 16 in live su Twitch e a nulla, un salutone and peace.